Siamo in Lomellina Nord e siamo a Vigevano in particolare. Alle mie spalle c'è il Palazzo Esposizioni, palazzo dove si faceva la mostra della calzatura, e c'è il monumento al calzolaio, segno di un'identità, di una cultura, quella della calzatura, che purtroppo in questi anni rischia di essere estinta, rischia di perdersi. Ci sono ancora aziende importanti, aziende artigiane, aziende industriali. Queste aziende abbiamo il dovere di farle crescere, perché la calzatura è ancora un'opportunità. Sta crescendo il mercato internazionale e Vigevano può inserirsi con un suo marchio, Made in Vigevano, in questa crescita internazionale. Però dobbiamo crederci, dobbiamo ripromuovere la cultura, bisogna reindirizzare la formazione dei giovani su questo settore importante. E l'ente locale, l'amministrazione provinciale può aiutare portando finanziamenti per questo progetto, così come può portare finanziamenti per aiutare lo sviluppo del meccanico. Non necessariamente legato al calzaturiero, si è diversificato il meccanico in questi anni e forse dobbiamo sviluppare di più la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, l'unione fra il CNR e l'Università di Pavia per cercare nuove vie in cui questo meccanico può trovare modalità di crescita e di sviluppo. Io ci credo e questo fa parte di un sistema territoriale che può unire competenze di artigiani, industriali, chiaramente insieme agli enti locali, all'amministrazione provinciale che può rendersi promotrice di progetti internazionali, di progetti presso l'Unione Europea, l'Unione Europea che possono portare qui soldi e finanziamenti. Ma il sistema della Lomellina Nord può ruotare anche attorno ad altri assi, quello agricolo, importante la risicoltura, il distretto del riso e poi Vigevano è un capoluogo di straordinaria bellezza di questo territorio, un capoluogo con un castello stupendo, una piazza molto bella, un sistema quindi anche turistico che può essere valorizzato, un capoluogo che deve entrare nell'ambito della valorizzazione dei percorsi turistici di questa provincia che noi vogliamo promuovere, che noi vogliamo far crescere. Allora turismo da una parte, ambiente, agricoltura, economia, produttività, un sistema territoriale che insieme possiamo far crescere. La tua bellezza è...